il modello da cui prese. Da cui appare che la competenza è fatta di molte competenze parziali. E questo è importante per tanti motivi, sia dal punto di vista didattico, sia dal punto di vista della valutazione. Perché se è fatta da molte competenze parziali, probabilmente una sola prova non è in grado di valutare una competenza. Probabilmente valuto una o due competenze parziali, ma non tutte le competenze di cui è costituita una competenza generale. E queste sono le competenze parziali. Come dico, la cosa molto interessante è che mantengono la linearità e la continuità di insegnamento della competenza. Per quello dico che c'è il caos da noi. Cioè, nelle elementari si fanno delle cose. No, le fa. Ogni scuola si inventa le conoscenze, le abilità, discutono da morire insieme, poi sì, no, questo sì, poi un insegnante mette una cosa, un altro insegnante una. Nelle medie vanno per conto loro, dopo nel biennio vanno per conto loro, poi dopo non lo so. Però, e alla fine abbiamo probabilmente sviluppi di competenze molto diversificate, che non riescono, e i risultati, soprattutto poi quando arrivano i momenti di valutazione univoci, le invalsi, possono essere completamente errati perché sono andati su definizioni della stessa competenza in modo molto diverso. Non solo per esigenza didattica, perché io capisco la diversificazione per esigenza didattica. Cioè, tu hai una classe media, media inferiore, devi fare dei percorsi particolari per questo di cui hai bisogno. Però alla fine, in qualche modo, se tu decidi tutti dobbiamo arrivare, cioè, difatti richiamano questi standard minimi di competenza finale. È necessario stabilire della competenza, le competenze intermedie. Io non valuto la competenza finale ogni anno. Sono in un movimento evolutivo, per cui devo riuscire a descrivere cosa mi attendo che ogni anno in quella competenza un ragazzo arrivi. E quindi deve farla. Però ha un tracciato, dire, ai 4 anni per arrivare lì. Poi in base alla classe che hai 4 anni di tempo per arrivarci. E qui entra anche un grosso problema. Come faccio a valutare l'insegnante? Io posso partire da una classe minimale, lo valuto adesso, con i risultati che mi danno i ragazzi in quel momento, possono essere minimali, ma essere un bravissimo insegnante, perché in 4 anni me li porta avanti e mi raggiunge gli obiettivi e posso definirli. Avete capito? È molto importante. E poi bisogna pensare quindi a delle competenze intermedie. Noi parliamo sempre della competenza, cos'è la competenza, ma quali sono le competenze intermedie? Cioè, competenze intermedie non vuol dire parziali, vuol dire competenze di livello. A 10 anni, cos'è avere una competenza in matematica? A 9 anni, cos'è la competenza in matematica? E devo decidere, non solo questo, ma lo dovrei decidere anche lungo l'anno. Per arrivare alla fine dell'anno a un livello, io non posso aspettare a fare la valutazione alla fine dell'anno. Lo devo vedere durante l'anno. Allora, per fare il problema durante l'anno, io devo decidere delle competenze intermedie durante l'anno. Allora qui entra un problema didattico, secondo me molto molto importante, che è quello della capacità dell'insegnante di sapere istituire o preparare delle valutazioni intermedie durante l'anno, significative, da cui posso vedere se sono nella direzione di arrivare alla fine dell'anno. Cose di questo genere un insegnante non dovrebbe farne molte.
secondo me ne farà 3 o 4 in un anno. E qui salta il discorso dei voti. Cioè, noi abbiamo una legge sui voti, che devi mettere tanti voti, ma nelle competenze non puoi mettere il voto, cioè non puoi valutare una competenza intermedia ogni tanto interrogando. A parte il fatto che è da discutere se l'interrogazione è un dato che valuta una competenza, o se è un dato semplicemente che valuta una conoscenza. Quindi già lì è problematico. Ma poi non puoi farlo ogni tanto, così a caso, perché come fai a dire, se io interrogo un ragazzo oggi, poi ne interrogo un altro domani o la prossima settimana, ma in mezzo è già cambiato tutto, qualche cosa, io non ho più dei dati confrontabili, non può essere, questo è caso. Allora io devo cambiare, e qui devo essere, l'insegnante nella didattica essere capace di istituire esperienze di apprendimento che valuta continuamente, qui viene fuori il discorso della valutazione formativa distinta dalla valutazione della competenza al momento opportuno. Finito, andiamo avanti. Allora, in concreto, vado veloce, se noi dovessimo immaginare lo sviluppo della valutazione, dovremmo avere degli sviluppi di questo genere. Cioè io faccio delle esperienze, devo definire, immaginate alla fine di quella di colore molto diverso, questa qui in altre parole, è la competenza, poniamo, di fine anno. Durante l'anno verifico l'apprendimento con delle valutazioni dell'apprendimento momentaneo, che però sono formative rispetto all'ultimo anno, e poi ho delle valutazioni formative lungo il periodo di... che devono essere di un certo tipo. Ne viene fuori un processo molto diverso, che secondo me, nel momento di valutazione della competenza, nella valutare la competenza, molta importanza deve assumere la valutazione di fine anno o di fine ciclo. Le altre sono tutte formative, in teoria. Questo cosa vuol dire? Vuol dire tante cose. Per esempio, non puoi stabilire la selezione alla fine di un anno, perché lui potrebbe recuperare il prossimo anno. Alla fine di un anno tu hai la valutazione formativa. Di che cosa? Dell'intero ciclo. Le hai dell'apprendimento dell'anno. Non puoi fare la media, perché la competenza è, deve verificarla al punto in cui è arrivato, non come durante l'anno è cresciuto. Quella non è competenza, quella è la crescita. Ma tu devi dire, ha raggiunto quello che io pensavo che dovesse raggiungere? Posso avere una prova che mi testimonia questo? Ho dei dati che verificano veramente il raggiungimento della competenza di fine anno, però io posso dire non l'hai raggiunta, vai avanti lo stesso, sappi che devi recuperarla, perché questo non è il momento di selezione, il momento di selezione è alla fine. Qui richiede cambiare tantissime cose. In pratica io ho tanti valutazioni di tipo molto diverse. Vado avanti. La valutazione in generale dovrebbe essere guidata da obiettivi di competenze finali. Non si può, come capita adesso, non aver chiaro le competenze finali. Ma si arriva, per molti insegnanti è una sorpresa. Io non so perché, se è una sorpresa perché non hanno letto le indicazioni o se le hanno capite in un altro modo, però è una sorpresa. Dice, ma io non ho insegnato con questa cosa. È guidata da standard minimi di competenza e devono essere definiti, non che ogni insegnante decide lui gli standard minimi che deve raggiungere nella mia scuola. Le competenze devono essere descritte in termini di parziali,
e vedere se le prove io do coprano tutte le parzialità di una competenza. Deve essere definita in intermedie. Deve avere delle ancore di prestazioni. Se voi guardate il sito della Svizzera, ogni livello di competenza ha sé. Questo lo facevano già i miei insegnanti quando mi preparavano l'esame di maturità. Prima ad aprile si finiva i programmi ed c'erano i compiti di latino che erano presi dai volumi di esercizi che erano dei compiti precedenti e l'insegnante giudicava il livello richiesto vedendo i compiti degli anni precedenti. Adesso chi lo sa quali sono. Vedo che gli insegnanti dopo alcuni anni dell'invalsi adesso capiterà un altro errore, quello di insegnare in vista di quelle prove, che è il problema che ha criticato tantissimo negli Stati Uniti, che non è più l'apprendimento ma è l'obiettivo, è di fare la bella figura, che ho superato le prove degli invalsi e quindi si preoccupano di superare le prove, e questo è un pericolo. Bisogna intervenire anche su questo, però bisogna distinguere chiaramente la valutazione formativa da quella valutativa sommativa. La valutazione formativa, ormai è provato, non deve dare voti. Deve esserci, deve essere frequente, ma deve essere per migliorare, non per giudicare. Ora, a me rincresce che solo in questo anno io ho ricevuto almeno 10-12 volumi, alcuni anche spessi così, 300 e più, sulla valutazione formativa pubblicati nel mondo anglosassone, e non ce n'è uno in Italia. Solo in quest'anno, Solo in quest'anno. La valutazione deve essere qualitativa, perché la competenza non può essere. Poi posso tradurre la qualitativa in numerica, ma non essere solo numerica, deve essere certificativa. A me va benissimo che arrivano delle prove dell'invalsi, perché quella è lo Stato decide, il livello di certificazione è questo, non deve decidere l'insegnante, non deve decidere, è la politica, è il policy maker che devono decidere qual è la certificazione richiesta per lo Stato italiano nel 2010 per il 2030. Non è l'insegnante singolo, è terminale, non hai possibilità di scampo. Ha come riferimento la descrizione della competenza finale, o quando penso a terminale, penso al fatto che si è generata, ormai diffusa, una pratica in Italia che secondo me è terribile, che la scuola dà una valutazione al quinto anno. Per andare all'università, tutte le università fanno le prove di esame. Allora che senso ha quella valutazione terminale? Vuol dire che non vale niente. Allora, non è terminale. Deve essere trasparente, deve essere radicata nel processo di insegnamento e manifesta l'apprendimento avvenuto. È fondata su una prestazione che dimostra quello che sai fare, è fondata su una più prestazioni in riferimento a competenze parziali. Non posso fare un compito e con quello valutare la competenza, è difficilissimo. Puoi valutare due o tre parziali. Per questo esempio vedo che voi avete fatto delle prove che articolate. Non può essere il risultato di una media. La competenza dice il punto a cui sei arrivato, non dice il percorso che hai fatto o la media. Non è indice di miglioramento e dell'impegno dimostrato, ma è di competenza. Quindi è molto rigorosa.